Presidente, l'Alba dei Campioni, oggi siamo qui ad Alba dove si disputa questo torneo di giovani promesse dello sport, ma anche un torneo incentrato alla solidarietà. Beh, questa è una caratteristica di questa città. Alba è una città in cui tutto ciò che si realizza, che sia in ambito imprenditoriale, che sia in ambito sportivo, che sia in ambito culturale o turistico, comunque deve sempre pensare anche a chi è meno fortunato, a chi ha bisogno di essere aiutato, a chi non deve essere lasciato solo. Questa è la ragione per cui Alba ospita un evento internazionale di assoluto rilievo, con squadre che sono tra le più blasonate al mondo, e lo fa facendo divertire i ragazzi, facendo divertire i tifosi e nello stesso tempo raccogliendo risorse che vanno alla ricerca, che vanno alla salute. E la fondazione di Luca Vialli e Massimo Mauro è stata la promotrice di questa iniziativa, a cui poi il Comune di Alba e anche noi come Regione abbiamo voluto dare il nostro le squadre del Napoli e del... In questa giornata lo sport diventa anche un modo per lanciare un messaggio sia contro gli episodi di bullismo e contro gli episodi di violenza giovanile. Beh, lo sport deve essere non soltanto un divertimento e uno svago, ma deve essere anche quello che si chiamava lo sport sano, nella mente sana nel corpo sano, nel senso che noi dobbiamo ricordare sempre che lo sport deve trasmettere anche dei valori educativi importanti, che sono il concetto della squadra, ma soprattutto il concetto delle regole, il concetto del rispetto, il concetto dell'aiuto reciproco. E allora il fatto che il Comune di Alba, insieme alla fondazione di Vialli e Mauro, abbiano proprio voluto associare momenti in cui si trasmetteva il messaggio contro il bullismo, contro il cyberbullismo, quindi contro qualsiasi episodio di prevaricazione, io credo che sia un'ulteriore riprova della bellezza, della bontà e dell'opportunità di iniziative come queste.